All About Us, questo appuntamento di Assonext che è vecchio Assoheim, dobbiamo però abituarci ormai a chiamare Assonext che rappresenta eh, una community proprio del, del Euronext Growth Milan, questo segmento di borsa italiana che prima si chiamava AIM. Sono molto contento, molto contento di avere con noi eh, Andrea, eh, De Micheli che è amministratore delegato e presidente di eh, Casta Diva Group, un gruppo molto, molto interessante però io, di cui parleremo, però volevo prima eh, chiederle eh, questo appuntamento qui in Borsa Italiana a Palazzo Mezzanotte, eh, qui sono intervenuti parlamentari della Commissione Finanze, il sottosegretario Freni, sono intervenuti insomma, eh, soggetti importanti. Eh, secondo lei, da qui cosa è emerso, le cose principali, insomma, che le sono apparse più interessanti e più incisive? Beh, intanto sono molto felice di aver partecipato a questo incontro perché è la prova. Provata che la Assonext è servita veramente a fare parecchie cose. È un'associazione. Le, le associazioni spesso sono solo decorative, in questo caso invece siamo stati anche incisivi. Noi siamo eh, intervenuti in Assonext proprio tra i primissimi, siamo tra i cofondatori dell'associazione, perché siamo riusciti a coinvolgere la politica nel senso migliore del termine perché si migliorassero le cose. Ci sono tante cose da migliorare ancora, ma un pezzettino di strada è stata fatta. Senta, l'ha colpita anche lei, l'ha detto Giovanni Natali nell'introduzione, eh, con molta eleganza e tanto istituzionale, però insomma, nelle considerazioni finali del governatore, 37 pagine, piene di cose molto interessanti, forse è mancata, non si cita mai la borsa come elemento, di, eh, del, di equity diciamo, dei capitali che poi vanno a eh, servire proprio il, il mondo produttivo mentre però ecco, da altri lati come il decreto capitali c'è una maggiore attenzione. Anche lei è sembrata quella del governatore una dimenticanza stonata? Insomma. Beh sì, la cosa devo dire che mi ha colpito di più in questo convegno questa eh, mancanza della parola borsa nelle 37 pagine delle considerazioni finali. Eh, che dire, i casi sono due, o è una dimenticanza voluta perché forse eh, la Banca d'Italia vede la borsa come un concorrente dei suoi danti causa, cioè delle banche italiane, o forse è una dimenticanza non voluta, il che sarebbe peggio perché sarebbe come dire che non ci si è accorti a quei livelli, mi sembra impossibile che esiste una realtà alternativa. E che andrebbe potenziata anche perché non è che brilliamo, non abbiamo mai brillato nel mercato dei capitali. Assolutamente Abbiamo i nostri fondi, soprattutto i fondi pensione, che investono in titoli esteri, no? per, per lì c'è anche un problema normativo eh, e quindi come si, si può eh, pensare che passi il capitale verso il segmento produttivo se non attraverso la borsa. Insomma. Sì, tra l'altro... Non abbiamo mai brillato, ma in fondo in questi anni eh, chi ha brillato un pochino è proprio l'Euronext Growth, ex Con i risultati li abbiamo ascoltati molto interessanti. Sì, anche perché eh, tenete conto che su 300 erotte società quotate quasi 200 sono nell'Euronext Growth. E l'altro aspetto da tener conto è che l'anno scorso c'è stato un solo delisting da Euronext Growth, mentre se non sbaglio ce ne sono stati 10 o 11 dall'altro mercato principale. Quindi qualcosa vuol dire questo? È un peccato, appunto, che le autorità, ma adesso spero che con le nostre, la nostra attività di lobbying si riesca a rimediare a questo: dicevo, è un peccato che le autorità non incentivino l'afflusso di capitali verso questo segmento che. Favorisce le PMI che sono il nervo della nostra economia. Senta, parliamo appunto di Casta appunto della Casa Group de, de, che, eh, di cui lei è eh, um, presidente e amministratore delegato. Risultati 2022, senza che li diciamo esaltanti, fatturato mi sembra 217-118%. Dei de risultati eccezionali. Allora. Due, due domande. Uno, da cosa sono derivati nell'ambito delle vostre business unit? Secondo, come sta andando il 2023? Terzo, guardiamo un pochettino nel medio periodo quella la vostra strategia per crescere sì. e per consolidare la crescita. Certo. Premetto, per chi non lo sapesse, che Stadiva Group si occupa di Comunicazione in particolare di due cose, la live communication che vuol dire eventi corporate soprattutto e poi la videoproduzione che vuol dire spot pubblicitari e programmi televisivi. Poi abbiamo anche una piccola cosa che si chiama Blue Note Milano che è un jazz club ma quello è Beh, un divertimento. Quello smarrò a un certo punto perché ne parlavamo prima di tutte le entrate, diciamo gli incassi del jazz, del jazz il 25% lo, fa lo facciamo in, in un locale, arriviare. sì perché siamo l'unico locale credo in Italia ad avere una programmazione costante, cioè tutti i giorni eh, per nove mesi all'anno, tranne i lunedì, uno viene al, al club e c'è o uno o due spettacoli, quindi abbiamo più di 300 concerti all'anno, 75.000 spettatori paganti, eccetera, ma adesso non mi dilungo su questo. Allora, nei tempi del Covid 2020 e in parte 2021, le attività di sembramento erano vietate e quindi la nostra attività principale che era quella di fare eventi fisici è stata vietata, è diventata illegale. Eravamo come al Capone ai tempi del proibizionismo, quindi tutti chiusi in casa, niente, fatturato dimezzato. 50% in meno, che era un buon risultato rispetto al mercato. Il mercato ha fatto meno 75% di media. Vi potete immaginare: di solito uno in quelle condizioni fallisce. Noi invece abbiamo rilanciato. Abbiamo capito che avremmo perso molti soldi ma che dovevamo spalmare nel tempo questa perdita, ci siamo un pochino indebitati con le nostre banche che ci hanno sostenuto e abbiamo quindi rilanciato acquisendo altre società. Cioè abbiamo colto l'unico aspetto positivo di quella tragedia che era il fatto che altri operatori come noi potevano decidere che piccolo non era più così bello e quindi si sarebbero potuti mettere insieme. Abbiamo fatto diverse acquisizioni, abbiamo avuto una crescita interna del 40% e il restante 160%, quello che è, l'abbiamo fatto con acquisizioni. Ecco perché siamo andati bene. Senta, e nel medio periodo quali sono le strategie e, e l'evoluzione che pensate, in un settore, tra quello della comunicazione che è in forte cambiamento ormai da molto tempo? Sì, abbiamo deciso di darci come obiettivo l'aggregazione del mercato della live communication che è molto frazionato in mille rivoli e lo stiamo facendo, siamo diventati attrattivi, abbiamo una dozzina di dossier di MA possibili e poi vorremmo entrare molto pesantemente nel mercato del digitale. Faccia conto che io ho fondato e sono presidente in questo momento di Web3 Alliance che è un'associazione di aziende che si occupano di metaverso, NFT, Intelligenza artificiale e quant'altro. Bene, io ringrazio davvero molto eh, il mille. dottor Andrea De Micheli, che è amministratore delegato, il presidente e amministratore delegato di Cassativa Group, e l'abbiamo intervistato nell'ambito proprio di All About Us, tutto quello che ci riguarda, organizzato da ASSONEXT, qui a Borsa Italiana, Palazzo Mezzano. Io vi ringrazio Grazie. e saluto il pubblico. Arrivederci.